tutti ragazzi, sono Spiccicalla e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua con immenso ritardo a fare quello che è il video delle letture di manga e comics fatti durante il mese di gennaio 2014. Il video di dicembre non è stato caricato in quanto, come sapete, sono stata a Francoforte, quindi non ho letto alcun manga e nemmeno nessun comics. Invece a gennaio ho qualcosina a letto, quindi eccomi qua a mostrarvi i titoli che ho spulciato, che ho letto appunto e quindi di cui vi parlerò. Come sempre trovate qua sotto nel box informazioni la lista dei titoli con a fianco il minuto a cui cliccare se vi interessa solamente qualcuno dei titoli di cui andrò a parlare. Ma partiamo subito. Direi di partire da quello che è stato l'unico comics che ho letto a gennaio, ovvero il numero 3 di C'era una volta Fable, edito dalla Vertigo Lion, prezzo di 2,95€ in questa edizione, quella standard, quella economica. In questo terzo volume vedremo la fine di quello che era iniziato nel volume numero 2, appunto la vicenda della fattoria, che vedrà appunto anche un epilogo un attimino tragico ad un certo punto, infatti mi ha lasciato molto con il fiato sospeso, e poi vedremo anche l'inizio di una nuova storia che poi proseguirà nel volume numero 4, in quanto le nostre fiabe si troveranno a vivere una vicenda non poco tranquilla, in quanto si ritroveranno perseguitate da un giornalista che sembra aver, scoperto il loro segreto. Il tratto a me piace sempre, vi faccio vedere qualche tavola. È molto realistico, comunque sia molto... molto bello, a me piace, comunque a certi punti sporco, in certi punti più dettagliato, insomma un tratto che a me piace molto, una storia sempre più intrigante, ogni numero più si va avanti con i numeri, quindi io mi sento sempre di consigliarvela. Ormai siamo avanti con i numeri, io sono rimasta indietro, però mi metterò sicuramente in pari. Ora direi di passare ai manga, partendo dai volumi unici che ho letto. Il primo è Unmei no Tori, appunto, L'Uccelli del Destino, di Rumiko Takahashi. Questo qui è, diciamo, il suo ultimo lavoro uscito da poco in fumetteria. Prezzo di 7€ per un'edizione comunque più grande, che presenta una sovracoperta e pagine a colori su carta semplice all'inizio e anche in mezzo al volume. Ve ne faccio vedere qualcuna. Sono quelle tavole su carta semplice che io prediligo rispetto a quelle su carta patinata, perché a mio parere sulla carta comunque ruvida rendono molto molto di più. Unmei no Tori è, come già detto, un volume unico composto da 6 brevi storie che racchiudono i canoni tipici di quella che è la vecchia Rumiko Takahashi, che tutti conoscono dai suoi, diciamo, lavori più brevi, appunto i volumi unici, che è, diciamo, sono i volumi per cui molta gente l'apprezza più che per le serie più lunghe. Che cosa troviamo all'interno di questo volume? Troviamo umorismo, romanticismo, quotidianità, però tutti quei temi che vengono uniti l'uno all'altro, storie che vengono unite l'una all'altra tramite un singolo tema, che è appunto il tema del destino, appunto in questo caso anche il tema, il titolo, in questo caso anche il titolo, diciamo che è azzeccatissimo per la raccolta di racconti. Unmei no Tori, appunto, che è anche il titolo in realtà di uno dei racconti che si trovano all'interno di questa raccolta, che secondo me è anche uno dei racconti più belli che troviamo all'interno di questa raccolta, ma che è, diciamo, il fulcro principale, appunto, il tema del destino. Sono tutti racconti ricollegati uno all'altro, appunto, dal destino. E poi, come sapete, il tema del destino è uno di quei temi che molto spesso la sensei Rumiko Takahashi riprende all'interno delle sue opere, come possiamo notare per esempio anche in Inuyasha, in Ranma. Insomma, è un tema che evidentemente a lei sta molto a cuore, quello del destino, e quindi cerca sempre di inserirlo all'interno delle sue opere, e quindi l'ha inserito anche qui dentro. A me è molto molto piaciuto, io mi sento di consigliarvelo, se ancora non l'avete preso, comunque non l'avete letto, è davvero molto molto carino, e poi si legge davvero molto in fretta. Sono storie comunque molto carine, molto quotidiane, raccontano molto la quotidianità, o comunque hanno un pressoché di mistero, un pressoché di reale, ma allo stesso tempo di onirico anche alcune. Io mi sento di consigliarvelo, è davvero molto molto carino. L'altro volume unico che ho letto appunto nel mese di gennaio è stato Ragione e Sentimento di Hina Sakurada, prezzo 6,50€, è imbustato, quindi non sto a tirarvelo fuori, comunque presenta una sovracoperta ma non ha nessuna pagina a colori. Questo è uno di quei
volume unici che mi ha lasciato molto molto perplessa, nel senso che racchiude tre storie autoconclusive. La prima, appunto, che è Ragione del sentimento, che è quella più lunga, che dà ovviamente il nome alla raccolta di storie di per sé. È quella che mi è pressoché piaciuta di meno, in quanto mette molto a confronto quella che è la ragione, appunto, della protagonista e i sentimenti che questa protagonista prova. Diciamo che è molto, lei si basa molto sul suo istinto e ascolta poco la sua coscienza. E diciamo che non mi è molto piaciuta questa storia. Poi c'è una seconda storia che anche quella è molto. Molto no, non mi è proprio piaciuta. In realtà sulle tre storie quella che mi è piaciuta di più è stata la terza, che prende in analisi la sirene, richiama molto quella che è la fiaba della sirenetta di Hans Christian Andersen, rivisitata in una chiave un pochino più moderna e richiama molto anche il tema un po' del grottesco, che è un tema che a me piace molto. Ecco, quella è la più breve, ma è anche quella che mi è piaciuta molto molto di più. Infatti si è preso davvero un voto bassissimo su Anobi, però quelle poche stelle che si è prese in realtà se le è prese grazie alla terza storia, che mi ha fatto salire un po', diciamo, il voto a questo volume, altrimenti sarebbe stato un volume da una stella, proprio perché è veramente un volume da, altrimenti sarebbe stato davvero un volume da bocciare al 100%. Il tratto comunque sia davvero bello e si può già vedere comunque dalla copertina che il tratto è davvero bello. Diciamo che questa autrice sa disegnare, ma non sempre sa raccontare bene le sue storie, o comunque tratta di temi un po' particolari che a tutti non potrebbero piacere. Quindi io non mi sento di consigliarlo per nulla, però agli amanti del genere, secondo me, potrebbe anche piacere. Sappiate che comunque prende molto in analisi anche il tema della sessualità. Tema della sessualità, però, molto preso tipo alla protagonista molto sottomessa, non solo dai suoi sentimenti, ma anche dal ragazzo ossessionato da lei. Insomma, diciamo che non a tutti potrebbe piacere questo genere. A me personalmente no, quindi io non ve lo consiglio. Prossimo volume che ho letto è stato il numero uno di Somnia di Lisa e Hansen e Federica Di Meo. Edito da Planet Manga, il prezzo di 4,50 euro, edizione standard che non ha né sovraccoperta e nemmeno pagine a colori. Allora, partiamo dal presupposto che inizialmente ero davvero molto diffidente riguardo a questa storia. Non perché conoscessi le autrici, perché in realtà più prima di oggi non le conoscevo e quindi non dipende assolutamente da loro. Ma ero letteralmente diffidente per colpa di questo bollino qui, in quanto la Planet ha classificato questo fumetto come un manga. No, un manga è un prodotto giapponese. Questo è un prodotto prettamente italiano, quindi è un fumetto, non è un manga. Quindi per questo motivo ero giusto giusto un pochino diffidente per come la Planet aveva classificato questa storia all'interno del suo catalogo. Però in realtà la storia di per sé mi interessava parecchio, infatti alla fine ho deciso di dargli comunque una possibilità, anche perché mi sembra giusto comunque dare anche il mio contributo, aiutare appunto quello che è il mercato fumettistico italiano. E sinceramente non me ne sono pentita, anche perché la storia, come ho detto, già di per sé mi intrigava ed è davvero molto misteriosa, molto bella, in quanto prende in analisi temi come il mistero, come i sogni, la magia, e di come questi sogni si ritrovino sempre all'interno di quella che è l'inconscio del genere umano, di come questi sogni possano rendere molto turbato l'inconscio del genere umano, tanto da portarti a volere sempre, sempre di più. Insomma, una storia comunque molto misteriosa, che ovviamente nel primo volume, contando che saranno quattro, ha solamente un che di presentazione. E ovviamente suppongo che nei prossimi tre volumi entrerà più nel vivo. Il tratto non mi dispiace, anzi lo trovo comunque sia davvero molto bello, letteralmente in stile manga, però ripeto, non è per niente un manga, anche perché come potete notare si legge all'occidentale, non all'orientale. Sicuramente, ovviamente non subito, recupererò i tre volumi successivi al primo per vedere come la storia continuerà e poi come ovviamente finirà.
Però sappiate che mi è davvero piaciuto e sinceramente io ve lo consiglio perché non è una storia assolutamente male, anzi mi ha davvero molto molto incuriosita. Quindi vedremo poi quando, come continuerà quando riuscirò a prendere i 3 volumi successivi. Ora passiamo a quelle che sono le serie che ho in corso, quindi quelle che sto continuando a prendere in abbonamento. Ho letto il volume numero 6 e numero 7 di Odd Detective Tsubaki di Kanji Kawashita. In realtà ho letto 6 e metà del numero 7, però c'è da fare una premessa: per poter leggere il 6 ho dovuto riprendere in mano il numero 5, in quanto erano tipo 2 anni che questi 2 volumi non uscivano. Il problema qual era? Che all'inizio del numero 6 si riprendeva quella che era la fine di una storia iniziata nel volume numero 5, di cui non ricordavo assolutamente come era finita nel volume numero 5. Quindi ho dovuto riprenderla in mano, ricominciarla e terminarla qui. Poi nel volume numero 6 è iniziata una nuova storia che è terminata nel volume numero 7, dove iniziava una nuova che ovviamente non terminava ed essendo di nuovo alla pari col Giappone, fermo col numero 7, quindi Campacavallo quando vedremo il numero 8, spero non fra 2 anni come è successo con il numero 6, ovviamente inizierò la storia nuova che c'è all'interno del volume numero 7, perché altrimenti diventa la storia infinita. Quindi, come ho già detto, all'interno del volume numero 6 troviamo la conclusione di quella che era la storia che avevamo imparato a conoscere all'interno del volume numero 5. E non posso non negare e ripetere il mio amore per questa serie manga, che non è una serie assolutamente per tutti, in quanto non vi farò vedere il tratto all'interno, in quanto è pieno di particolari ecci molto scabrosi, molto forti, molto espliciti. Quindi se ci sono dei minori all'ascolto, diciamo che questo momento del video non è adatto a loro se dovessi far vedere delle tavole. Limitatevi a vedere le tavole dalle copertine, che già da qua rendono davvero tantissimo, in quanto il tratto della Kanji Kawashita è a dir poco meraviglioso, ricco di dettagli, sia comunque nel corpo che negli sfondi che nelle tavole di per sé. Ha davvero un tratto meraviglioso. Poi le storie che prende in analisi sono a dir poco stupende, in quanto comunque richiama quella che è la vicenda, la storia che si svolgeva all'interno dell'epoca Edo, quindi comunque una di quelle epoche che a me, di epoca appunto storica antica giapponese, piace davvero, davvero molto. È ovviamente una storia ricca di mistero, in quanto si parla di una detective che deve svelare determinati misteri che le vengono proposti, che non hanno né capo né coda, e chissà perché questa detective Tsubaki, che è la ragazza che vediamo in copertina, seguita dal suo fidato pittore di Shunga, riesce sempre a sventrare il caso e a capire che cosa in realtà sta accadendo. All'interno di questi misteri si trova sempre un qualche cosa, un pressoché mistico, per esempio di quello che vedremo all'interno della storia che troviamo fra il volume 6 e il volume 7. Ci saranno molti, davvero tantissimi richiami a quello che è uno dei primi, delle prime storie letterarie giapponesi, che è il Kojiki, che è quella storia che penso di avervi già detto tantissime volte, in cui si narra la nascita del Giappone in chiave mistica. E infatti è una cosa che a me piace molto, in quanto mostra anche quanto questa autrice sia davvero molto molto acculturata, non solo sia in campo comunque mistico, comunque di Oni o comunque in campo storico, ma anche in campo storico letterario. Ed è una cosa che a me piace davvero, davvero molto. È una cosa che mi fa davvero apprezzare tantissimo tutte le volte che io leggo un volume di questa sua serie manga. E la cosa che purtroppo mi dispera è il sapere che esce una volta davvero ogni morte di papa. Infatti, una delle mie serie manga preferite che ho attualmente in corso. E purtroppo esce davvero, davvero raramente, è quella la sfiga, se vogliamo dirla così. Io mi sento di consigliarla a quelli che sono i veri amanti del Giappone, che diciamo ne sanno qualcosa di epoche storiche, ma che ovviamente hanno un'età già più adulta, in quanto, come ho detto, all'interno si hanno riferimenti davvero molto chiari alla sessualità, in quanto è un manga del tutto ricco di riferimenti ecchi, quasi tendenti alla pornografia,
e anche comunque tavole del tutto macabre, perché c'è davvero tantissimo sangue e davvero tavole molto molto forti in questo senso. Quindi non è un manga adatto a tutti, questo intendo davvero sottolinearlo. Però è una serie che agli amanti del genere davvero mi sento di consigliarla. Quindi se ve la siete fatta scappare 2 anni fa quando usciva, fateci magari un pensierino e provate a recuperarla. Io non so se i primi 5 volumi siano fuori catalogo, non ho la più pallida idea. So solo che se vi dovesse interessare, provate a informarvi e magari recuperatela perché merita davvero tanto. Quindi io ve la consiglio ovviamente alle persone interessate, tutti gli altri magari tenetevi alla larga, soprattutto se siete piccini piccini. Quindi Ho Detective Tsubaki di Kanji Kawashita. Altra serie che diciamo possiamo classificare all'interno del tema fra virgolette ecchi, anche se in realtà qua possiamo lasciarla dentro il tema fan service, anche se negli ultimi numeri ci stiamo un po' infiltrando dentro quello che è il tema dell'ecchi, perché veramente le tavole con passatemi il termine, tette quelle al vento stanno davvero aumentando, diventano 25 sì e una no, è To Love Ru Darkness di Kentaro Yabuki e Saki Asemi. A differenza della sua sorella precedente, To Love Ru, almeno questa qui ha una storia di fondo, un filone narrativo, mentre To Love Ru semplicemente aveva tutte, diciamo, storielle autoconclusive, quindi non era proprio una cosa lineare. Il problema qual è? È che ultimamente, negli ultimi volumi, già in questo quarto, le tavole in cui si trovano donnine nude, eccetera, eccetera, stanno degenerando. Ce ne sono davvero tante, tante, e la cosa inizia un pochino a stancarmi. Se non fosse stato per un determinato avvenimento che mi ha, diciamo, risvegliato un po' l'interesse verso questo volume, penso che lo avrei droppato appunto a questo quarto volume, anche se in realtà avevo già dentro lo scatolone con tutte le mie uscite che sono ferme fumetteria, già il numero 5 e il numero 6. Quindi avrei dovuto comunque prenderli, però penso che poi li avrei rivenduti assieme a tutto il resto. Fortunatamente c'è stato il momento in cui ci viene un attimo narrata la vicenda, il lungo flashback del passato della nostra Yami, che ha un attimo dato vita a questo volume pieno di tette culi al vento. Quindi diciamo che almeno il numero 5 sicuramente lo leggerò, poi da lì valuterò. Comunque sia, è un volume che mi ha lasciato molto molto perplessa. Quindi dal prossimo deciderò se continuarla o meno. Tengo a precisare, ovviamente il tratto di Kentaro Yabuki non delude mai, è sempre davvero molto bello e penso che già dalla copertina si possa vedere. Però, come ho detto, si sta davvero iniziando ad esagerare. Prossimo, è, diciamo, il quarto di Alice Academy, una serie shoujo che a me piace molto, come voi sapete, edito da Goen, prezzo di 4,50 per l'edizione con la sovracoperta e nessuna pagina a colori. In copertina abbiamo il nostro Luca e dietro l'orsetto molesto con il panno che pulisce il pavimento. Allora, questo volume ne capitano comunque anche qui di cotte e di crude, in particolare dopo quello che era accaduto nel volume 3, quindi il rapimento del nostro Natsume, il suo rapporto con Mikan ovviamente ha iniziato ad avvicinarsi un pochino, quindi i due bambini sembrano comunque andare già un pochino più d'accordo. E Mika, come abbiamo potuto notare, ha ricevuto la sua prima stella, quindi non la si può più definire una senza stelle, quindi anche la sua vita è diventata un pochino più agiata, non dorme più nella soffitta, quindi ha una sua nuova camera da letto, con una coperta decente, quindi anche lei, diciamo, vive già meglio rispetto a come viveva prima. E si sta avvicinando sempre di più il festival scolastico. E quindi i preparativi sono sempre più impegnativi, sono sempre più impegnativi per tutti gli studenti e ogni classe ha, diciamo, il suo compito. C'è chi ha il compito di preparare la casa degli orrori, c'è
c'è chi ha il compito di preparare il made caffè, insomma, ognuno ha il suo campo da preparare. Per quanto riguarda la classe degli Alice speciali, hanno deciso di creare quello che è una sottospecie di gioco di ruolo in stile Mille e una notte, in quanto ognuno di loro avrà il compito di rendere la vita difficile a tutti coloro che entreranno all'interno del loro labirinto. E guarda caso, nonostante sia, diciamo, l'attrazione resa più diffidente dagli occhi degli altri, in quanto, come sapete, gli Alice speciali sono quelli visti in maniera più inferiore rispetto agli altri Alice, non sarà niente poco di meno che l'attrazione più divertente di tutta l'Alice Academy durante il periodo del festival scolastico. Capiterà anche che inizieremo però a conoscere un po' di quello che è il resto dei personaggi che vivono all'interno della scuola, a partire da quelli che sono i personaggi più di picco, quelli che fanno parte, diciamo, del consiglio più importante dell'Alice Academy. E fra questi in particolare ce n'è uno molto, mo davvero molto legato alla nostra Otaru. Infatti, Otaro e questo ragazzo, anche se non sembra, si conoscono davvero molto bene. E da qui inizieremo a conoscere un po' di quelli che sono i pensieri più intimi della bambina. Un volume davvero molto bello e anche molto profondo per certe cose, che davvero mi è piaciuto molto e che comunque si sta sempre avvicinando più verso quella che è la fine della parte animata, quindi ci avviciniamo sempre più a quella che è la parte inedita dopo l'anime. Ormai siamo davvero alla fine della parte dell'anime, quindi sono sempre più curiosa di leggere il seguito. È già uscito il numero 5 perché l'avevo visto in fumetteria e so che è già uscito anche il numero 6. Quindi li prenderò sicuramente tutti e due quando andrò in fumetteria, perché non posso più, veramente più farne a meno di Alice Academy. È una serie che mi sta davvero molto piacendo, a mio parere è una delle migliori serie shoujo che girano nell'ultimo periodo. E quindi io ve la consiglio come tutte le volte. Altra serie shoujo, How Our Ride, A un passo da te di Io Sakisaka. Appunto, prezzo 4,50, edizione standard per conto di Planet. Questo è il volume numero 2, ma è già uscito anche il volume numero 3, ovviamente. Io sono sempre indietro con le letture, quindi è normale. È iniziato il nuovo anno scolastico e quindi un nuovo anno scolastico dovrebbe dire anche anno nuovo, vita nuova per la nostra, appunto, protagonista. Il problema qual è? Che la nostra protagonista si trova a vivere un inizio di anno non poco problematico, nel senso che si vede molto allontanata da quelle che sono le sue nuove compagne di classe. E quale modo migliore per integrarsi con il resto del gruppo se non proporsi sotto consiglio di Ko come capoclasse? E così avviene. Infatti la nostra Futaba si proporrà come capoclasse e sceglierà appunto come suoi collaboratori Ko e anche appunto gli altri suoi, diciamo, amici più, suoi compagni più vicini come amici. E fra cui appunto anche Makita, troviamo anche Murao e Kuminato. Quindi questo gruppetto diventerà il gruppo che caratterizzerà appunto la sua classe. E da lì inizierà il suo nuovo obiettivo di integrarsi dentro al gruppo, in modo anche lei da poter cambiare quello che è stato il suo passato e vivere un anno scolastico del tutto nuovo, facendosi anche nuovi amici, cercando di cambiare, diciamo, le dicerie che girano all'interno della scuola da quella che era la sua classe precedente. Un volume che a me è piaciuto è una serie che mi piace sempre, sempre di più. Poi ovviamente ci saranno anche momenti sempre molto più imbarazzanti fra Ko e Futaba. Senza contare che ovviamente inizierà ad aleggiare quello che è il momento del triangolo amoroso, in quanto a fine volume capiterà quel qualcosa che porterà ad avere questo inizio di problema, diciamo, esterno. Spero che ovviamente la Io Sakisaka si giostrerà bene il problema del triangolo amoroso, perché come sapete è uno di quei canoni che dentro uno shoujo devono esserci per forza. Molta gente si è lamentata di questa cosa, ecco, diventerà una serie banale, io non volevo il triangolo amoroso, però bisogna farsene una ragione, è uno di quei tipici canoni dello shoujo, il triangolo amoroso deve esserci per forza. Ma
Bisogna solo vedere come la Yosaki Saka se lo giostrerà. E sono davvero molto curiosa, in quanto, come ho detto, io vedo questa serie già molto più adulta rispetto a Astro Badge. E quindi spero e penso che anche questo inserimento molto prematuro del triangolo amoroso se lo giostrerà, secondo me, davvero bene. Quindi vedremo, sono davvero molto molto curiosa. Altro numero 2 è quello di Kamisama Kiss di Giulietta Suzuki, edito da Star Comics al prezzo di 4,30 euro. Allora, questo è un volume come sempre, come gli altri, divertente, ma inizia a esserci anche un po' quello che è il tipico romanticismo da shoujo, ovviamente nelle giuste dosi. Io non potendo aspettare i volumi successivi, mi sono guardata l'anime, tipo me lo sono fatto fuori in un giorno, e ho guardato anche l'OAV, è davvero carinissimo. Quindi so cosa aspettarmi nei prossimi volumi fino a un certo punto. È davvero carinissimo anche questo secondo volume, in quanto vediamo la nostra Nanami che è stanca di quella che è la monotonia che circola all'interno del tempio e così decide che vuole tornare a scuola, anche perché ha scoperto grazie alla televisione che all'interno della scuola, per di più giusto giusto dentro la sua classe, è arrivato un nuovo compagno, che è questo ragazzo qui, che non è altro che un idol. E è un idol molto famoso che appunto gira in televisione al momento. E quindi lei è curiosissima, vuole andare a scuola, però non sa che questo idol nasconde un segreto. Ovviamente Tomoe sospetta qualcosa, quindi non può fare a meno che seguirla di nascosto per tenerla al sicuro. Capiterà poi alcuni avvenimenti e ovviamente Nami, essendo la divinità della terra di quel tempio, sarà sempre presa di mira da altre divinità che vorranno appunto toglierle il bacio della divinità e impossessarsene per ottenere appunto il potere della divinità della terra. E se non bastasse, anche la divinità del tuono cercherà di eliminarla. E prenderà di mira Tomoe, tanto che il povero Tomoe si ritroverà a tornare un piccolo cucciolo di demone volpe. Ed è stata veramente una parte dolcissima, quella la seconda parte che riguarderà appunto Tomoe bambino. E come ho detto, a fine volume capiterà anche qualche cosa che lascerà molte, diciamo, amanti di questa storia con il fiato sospeso. Tanto che questa cosa mi ha voluto far vedere l'anime perché non riuscivo ad aspettare il volume numero 3. Quindi davvero una serie davvero carinissima che io mi sento di consigliarla, ma non perché è uno shoujo, ma perché all'interno racchiude tante tematiche, tutte diverse, che lo rendono anche diverso dai soliti shoujo. Abbiamo il tema della spiritualità, quindi vediamo anche gli ioni giapponesi, le divinità, insomma, è uno shoujo comunque ben giostrato, diverso dal solito. Diciamo che ultimamente mi sto dando molto a storie diverse, non tutte uguali fra loro. Il problema, come ho detto, è che sarà una serie molto lunga. Quindi io spero che, essendo molto lunga, andando avanti non cada nella banalità. Però fin dove l'ho visto io con l'anime, questo non accade. La storia è molto molto interessante, molto carina. Vedremo poi oltre l'anime come si svilupperà, ovviamente. Anche perché nell'anime molte cose non vengono spiegate e ti lascia alcune domande e anche comunque molti dubbi su determinati personaggi, che spero vengano poi spiegati andando più avanti all'interno del manga stesso. E quindi sono davvero curiosa di leggere ovviamente i prossimi numeri del manga, sperando che ci siano magari anche cose che nell'anime non c'erano. Quindi vedremo poi come saranno i prossimi volumi del manga. Poi ho letto il volume numero 15 di Arrivare a te di Karuo Oshina, sempre 4,30 ore, sempre Star Comics. Allora, come potete notare, in copertina vediamo, non vediamo come al solito appunto la nostra Sawako e Kazehaya. Anzi, questo volume principalmente è indirizzato sulla figura di Chizuru e di Ryu, in quanto da questo momento in poi, diciamo che per qualche numero, Sawako e Kazehaya passeranno un attimo in secondo piano, anche se il loro rapporto, dopo quello che è accaduto durante la gita scolastica, un pochino si è distaccato. Infatti si ritroveranno un po' imbarazzati, talmente imbarazzati che il loro rapporto sembrerà subire una piccola spaccatura. Però per il momento non viene, diciamo, affrontato nel dettaglio. Anzi, la storia si sposta molto in questo volume su loro due,
in quanto vediamo il loro passato e diciamo che scopriamo molto di quello che Chizuru in realtà prova per Yu, e finalmente diciamo che la storia inizia a prendere una piega diversa, soprattutto per lei, perché comunque sappiamo a lui che cosa prova per Chizuru. È stato davvero un volume molto molto profondo, mi piace davvero tanto come la Karuoshina gestisce il tutto quanto. Prima ci parla di Sawako e Kazeaya, poi ci introduce altri personaggi, per poi ovviamente piano piano introdurci dentro quella che è la psicologia anche degli altri, una maniera a dir poco perfetta. Mi sono sentita davvero in sintonia con questi personaggi e mi sono davvero molto commossa mentre leggevo questo 15° volume, non posso non negarlo. Io mi sento sempre di consigliarvi Arrivare a te perché è un manga che merita, uno dei manga più belli che stanno uscendo in quest'ultimo momento e a mio parere è secondo me anche uno di quegli shoujo che potrebbero apprezzare anche potrebbe apprezzare anche un pubblico maschile. Ho letto poi il numero 14 di Pandora Hearts di Jun Mochizuki, questa copertina è meravigliosa sia qua davanti che qua dietro. Prezzo sempre di 4,30 euro in quell'edizione un pochino più grande, dove abbiamo sempre, diciamo, la prima pagina a colori con il solo appunto protagonista e l'indice. Allora, cosa accade in questo volume? In realtà accadono un po' di cose, però non vorrei entrare nel dettaglio, sennò rischio di farvi particolari spoiler. Sappiate solo che si scoprirà finalmente chi è in realtà la regina di cuori. E come al solito ci ritroveremo bombardati da millemila domande e troveremo forse risposta a una o due domande, ma altre millemila ci verranno bombardate mentre leggeremo questo singolo volume. La storia si fa sempre più interessante, più intrigante e scopriremo anche il perché si vuole, diciamo, ripetere quella che fu anni addietro la tragedia di Sabrie. È stato davvero un bel volume. Io vedo l'ora di leggere i due seguenti che sono già usciti, quindi 15 e 16, perché ti lascia quel senso di vuoto, quel senso che ti dice perché e adesso che cosa accadrà, cosa vuole narrare, perché è avvenuto questo, a che cosa vuole portare. È una serie che inizialmente, come sapete, non ci avrei dato granché. Invece, ora come ora, lo classificherei come uno di quegli shonen misteriosi, ovviamente non di quegli shonen da sbudellarsi, comunque da smutandarsi, di quegli shonen migliori che stanno uscendo, però che hanno una storia di fondo davvero molto particolare, che a parte il tratto, perché ovviamente il tratto è uno di quei tratti che può far sbavare le bimbine, le ragazzine dei 15-16 anni, e quindi non faccio fatica a crederci che nel pubblico giovane femminile questo manga spopoli molto, però a parte il tratto beh, davvero bello, anche la storia ha un suo perché e quindi io mi sento di consigliarvelo. Mi piace sempre di più, più si va avanti, più la storia diventa misteriosa e intrigante, quindi a me piace. Ora mi sta davvero molto piacendo. Ultimi tre volumi, poi abbiamo finito. Il primo è il numero 6 di 9, aggiungerei finalmente quasi finito, di Kira Kira 100% di Megumi Mizusawa. Prezzo 6,50 per Planet. Non ha pagina colori, però la sovracoperta. Perché dico finalmente? Io sono sempre stata molto entusiasta e sempre dalla parte di questa serie manga shoujo. Però più si va avanti, più mi rendo conto che la questione non cambia. Cioè, più si va avanti, più rimane, diciamo, un manga di basso livello adatto a ragazzine più giovani. Io sinceramente speravo che più si andava avanti, più, diciamo, la nostra Miku crescesse e si facesse meno paranoie. Cioè, siamo ormai a 7, 8, 9, tre volumi dalla fine e mi sembra di essere ancora ai primi volumi della serie. Quindi dai, è carino, è carinissimo, non lo posso negare, però è adatto a un pubblico molto molto più giovane. Comunque, cosa accade in questo volume? Ne abbiamo come al solito appunto due storie diverse. Nella prima vediamo la nostra Miku che è alla ricerca di un lavoro part-time, quindi la vediamo alla ricerca di questo lavoro. Inizialmente molto provata alla ricerca di questo lavoro, però poi scoprirà che non è tutto rose e fiori, nel senso che
ovviamente lavorando avrai delle cose, delle determinate regole da seguire e lei non subito riuscirà a capire che queste regole sono necessarie per appunto trovarti in un ambiente lavorativo del tutto sereno. Mentre la seconda parte appunto parlerà della nostra amico che andrà alla ricerca di sempre problemi riguardanti la bellezza. Quindi in questo caso ti parlerà di make-up, in quanto vedrà le sue compagne di classe, le sue solite tre compagne di classe, belle, carine e coccolose, che hanno quel filo di make-up che le renderà ancora più kawaii, se vogliamo chiamarle così, e ovviamente lei non potrà non fare la cosiddetta pecora che copia loro, e per anche lei trovare quello che è il suo make-up che si addice al suo viso. Ovviamente capiterà il disastro. E ora della fine, per fortuna, la metafora e la morale riuscirà a comprenderla, non grazie a Shibutani, ma grazie al suo amico che ha la madre estetista, di cui non mi ricordo mai il nome. Come sapete, a me il tratto piace, io adoro la Megumi Mizusawa, però suppongo che questa sia una serie molto, diciamo, più infantile rispetto a Ime-chan no Ribbon. E mi dispiace perché io ho adorato Ime-chan no Ribbon, mentre questa io pensavo fosse un qualcosa di magari un pochino più adulto, in quanto si parlava di personaggi già più grandi, di quelli che si prendono in analisi in Un fioco per sognare, Un fioco per cambiare. Invece, nonostante i personaggi siano più adulti, la personalità di questi personaggi è più infantile di quella di Himeko in Ime-chan no Ribbon. Quindi diciamo che bellina all'inizio, ok, prosegue, però più si va avanti, se continua così fino al nono volume, diventerà veramente, ora della fine, una delusione. Ho letto poi il numero 26 di Dragon Ball Evergreen Edition. Come sempre non ho granché da dire, in quanto inizia la battaglia finale fra Goku e Freezer, quindi Goku comunque si è ristabilito e quindi inizierà il loro combattimento. Vi faccio vedere qualche tavola e sarà un combattimento alquanto entusiasmante ed emozionante. Inizia la parte più bella. Questa è la parte più bella di tutto Dragon Ball Z, a mio parere, anche perché è la parte più entusiasmante, la parte più wow, più ricca di suspense, a mio parere, che poi porterà ovviamente a quella che sarà la parte più entusiasmante, e quindi io ve lo consiglio Dragon Ball come tutte le volte. Ultimo, ma non certo per importanza, Rin numero 15 di Rumiko Takahashi. In questo volume capitano anche qua di cotte di crude. In questo caso in copertina abbiamo Rin con appunto gli altri suoi antagonisti, se vogliamo chiamarli così, fra virgolette. E diciamo che anche qua, fra momenti seri pochi e momenti deliranti tanti, una risata non mancherà ovviamente di scappare. Purtroppo in pochi hanno continuato a seguire questa serie. A me fa sempre tanto ridere, è una serie ovviamente demenziale, un po' lo stile di Ranma un mezzo, e a me fa tanto ridere, è ottima a mio parere per distrarsi da quelle che sono letture un po' più pesanti, e il tratto è sempre quella della Sensei Rumiko Takahashi. Poi a me Rin fa sempre tanto ridere, è veramente un tontolone, ma che alla fine è quello forse in mezzo insieme a Sakura Mamiya, che è diciamo, la protagonista femminile, un po' la Akane o la Kagome del momento, più intelligente del gruppo. Carino, a me piace, quindi io penso proprio che lo porterò a termine, ovviamente però con la speranza che non diventi una serie infinita. Ve lo consiglio, a me piace, fa tanto ridere, però mi rendo conto che a molte persone potrebbe anche annoiare. Ok, ragazzi, il video è terminato. Io spero che le mie letture in fatto di manga vi siano piaciute. Voi avete letto qualcosa di questi volumi? Mi rendo conto che io sono indietro con le letture, però dovrei passare in fumetteria a prendere il resto in questi giorni. Noi ci vediamo il prossimo mese con il video delle letture di febbraio, che arriverà prima, ovviamente, di metà mese di marzo, ve lo prometto. E vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!